Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con la nostra Samp. Allora, quest'oggi, come di consueto, due match di Serie A contro Cagliari e Torino e poi sfida in Champions contro il Tottenham. Quindi quest'oggi andremo a concludere anche il mese di settembre e poi appunto ci avvicineremo ad ottobre, dove ci sarà subito la sfida molto importante contro l'Inter. Quindi andiamo subito in campo contro il Cagliari, anche se sono un po' stanchini. Secondo me la cosa migliore è far scendere in campo proprio la prima squadra, visto che poi appunto voglio farli rigiocare nella sfida contro il Tottenham. Quindi vado a fare solamente un piccolo cambio in panchina, vado a mettere Aarons al posto di Davis, visto che è facile che Arnold sia appunto molto stanco, diciamo, nel corso della partita, e quindi voglio sostituirlo appunto con Max Aarons. Quindi bene così, possiamo andare in campo. Sono un po' stanchi, ma dovrebbero farcela con ogni probabilità, quindi andiamo subito in campo. Appunto, siamo in trasferta al Sant'Elia di Cagliari. Andiamo un po' a decidere le divise, prima maglia contro prima maglia. Penso che non ci siano problemi. La formazione appunto l'abbiamo già vista, appunto quella lì dei titolarissimi, ormai la conosciamo a memoria e possiamo andare in campo. Occhio subito al Cagliari pericoloso, addirittura con Sakai, se non sbaglio questo stava allo Schalke 04, comunque ancora lui che prova a mettere in mezzo, ma Lodi blocca tutto e ci fa ripartire. Sané, palla per Kai Havertz, attende l'inserimento di De Jong, che arriva puntualissimo. De Jong è in aria. De Jong, palla fuori. Occasione clamorosa, ha provato a metterla sul primo palo, ma clamorosamente qui sbagliato il tiro, l'ha proprio sballato. Occhio al Cagliari del Castiglio, grandissima chiusura difensiva ancora di Kimpepe, e possiamo ancora ripartire in contropiede. Mbappé palla dentro a cercare Trinçao, riesce a toccarla leggermente per Havertz, che riserva ancora all'attaccante portoghese, che si gira. Trinçao prova il sinistro a giro, però debole, ma soprattutto raso terra, facilmente parato da Aguirre. O a Guerre, non lo so. Occhio, possiamo andare, Miguel Merino. Ha spazio, Miguel Merino, vedi dentro Kai Havertz, col sinistro, ancora un miracolo Mbappé, che non riesce a metterci la testa, praticamente ha colpito l'aria di testa. Comunque, un'altra occasione clamorosa per i nostri ragazzi. Occhio a Mbappé, qui errore clamoroso della difesa del Cagliari. Mbappé, miracolo incredibile di Aguerre qui, che ha veramente salvato la sua squadra. Avevo già dato per scontato il gol di Mbappé, però qui è arrivato veramente un miracolo, praticamente di polso del portiere. Comunque, calcio d'angolo Havertz, abbiamo segnato da un calcio d'angolo, non ci posso credere. Anticipo di Havertz, molto fortunato, ma abbiamo segnato da calcio d'angolo. L'anno scorso non è successo mai in tutta la stagione, e finalmente quest'anno almeno un gol siamo riusciti a farlo. Serviva uno come De Jong per battere i calci d'angolo, e poi serviva anche un errore del portiere per far segnare Kai Havertz. Comunque 1-0 l'abbiamo sbloccata di testa da un calcio d'angolo clamoroso. Occhio calcio d'angolo per il Cagliari, miracoloso intervento, credo sia di Lodi e anche di Onana. Comunque qui erroraccio difensivo, attenzione Cherry, ancora un miracolo di Onana. Qui stiamo rischiando tantissimo, sarà ancora calcio d'angolo per il Cagliari, attenzione il cross, bravo Sané, possiamo provare a ripartire in contropiede, potrebbe esserci un po' di spazio. Kai Havertz deve correre, Kai Havertz deve correre, Kai Havertz ha tanto spazio, no, no, Trinçao in fuorigioco, no, perché? Qui abbiamo sprecato veramente un'occasione clamorosa per ripartire in contropiede, però purtroppo anche colpa mia che ho servito troppo tardi Trinçao. Comunque arriva anche alla fine del primo tempo, 1-0 per la nostra Samp, però alla fine il Cagliari, come abbiamo appena visto, si è dimostrato molto pericoloso. Occhio Kai Havertz, vedi qui l'inserimento perfetto di Miguel Merino. Miguel Merino, Miguel Merino, serve qui da solo Mbappé, che non può sbagliare. 2-0 il punteggio. Kylian Mbappé a porta vuota lì, l'ha spaccata, l'ha devastata. 2-0 il punteggio. Bravissimo, soprattutto Kai Havertz a servire Miguel Merino, che poi riesce a controllare molto bene il pallone, anche pressato, però riesce a fornire comunque l'assist a Kylian Mbappé, che col destro, chiaramente col portiere battuto, non poteva sbagliare, anche se il portiere alla fine era abbastanza piazzato, però diciamo era molto molto vicino, quindi difficile da intercettare. 2-0.
Occhio, lodi subito il tocco per Sané, che ha spazio, può andare da solo Sané, palla da quest'altra parte arretrata. Ho provato, diciamo, il cross di fila, cioè molto forte il rasoterra, però purtroppo è arrivata l'anticipo dei difensori del Cagliari, De Ligt, attenzione, raga, se facciamo due gol in una sola partita da calcio d'angolo mi metto a piangere, ve lo giuro. Attenzione, palla rubata da Michel Merino, subito dentro per De Jong, a cercare Mbappé, grande parata ancora De Jong di testa che non riesce a centrare la porta e sbaglia clamorosamente. Cagliari qui è fortunato. Attenzione che possiamo ancora ripartire. Kai Havertz, c'è Mbappé in velocità e con tanto spazio che può andare. Mbappé ha sbagliato, palla fuori. Errore clamoroso di Kylian Mbappé. Non è assolutamente un errore da un 95, mettiamola così. Comunque, sostituzioni per la Samp, ho saltato l'animazione, scusate. Comunque, come detto, entra Aarons al posto di Arnold, entra anche Gravenberch al posto di Michel Merino e Russo al posto di Kai Havertz, che era stremato. Occhio, Renan Lodi, può andare, un po' di spazio, Lodi, vediamo un po'. Vedi l'inserimento di qua, di Russo, che la mette a terra e poi col sinistro la mette in rete. Un gol bellissimo di Francesco Russo, anche se, diciamo, il mio input era quello lì di tirare di prima intenzione, però ha deciso di stoppare il pallone, però è stato comunque rapidissimo col sinistro poi a buttarla praticamente dentro. Comunque, riguardiamo qui, bravissimo Lodi con il cross, poi Russo, bellissimo qui però, prima la, diciamo, la stoppa di destro in modo da diciamo mettere fuori il gioco il difensore e poi col sinistro batte il portiere. Alla fine gol anche molto bello e difficile di Russo, molto bene, 3-0. E arriva anche il fischio finale dopo questo ultimo sigillo e ultima perla di Russo, 3-0 per la nostra Samp, battuto anche il Cagliari che l'anno scorso, se non sbaglio, ci aveva fermati. Perfetto, andiamo a sfidare anche subito il Torino senza perdere tempo. Ancora una volta l'Inter ha già giocato prima di noi, ha vinto, quindi in questo momento è a 16 punti, ha più 1 rispetto a noi. Comunque andiamo a scegliere le divise. Direi che queste qui sono perfette. Comunque adesso scenderemo in campo con la seconda squadra. Appunto, posso fare adesso molto semplicemente con R3 destra, sinistra e posso scegliere la squadra. Adesso, appunto, seconda squadra, ovvero Frutul, Alfonso Davies, Gabriel Konaté, Max Aarons, qua Sanz che nell'esordio in Champions ha giocato veramente molto bene. Poi abbiamo Russo trequartista, Gravenberch sulla destra e in attacco i soliti Coman, Greenwood e Barreal. Andiamo in campo. Occhio subito al Torino che prova ad attaccare con Waldschmidt, prova il cross Gabriele che non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Comunque Waldschmidt che nella realtà è appena andato al Benfica. Comunque calcio d'angolo Romario, palla dentro, buongiorno, la mette fuori. Occhio Gravenberch a cercare qua Sanz, vediamo che piedino ha, non male. Qui con Ndombele che aveva preso palesemente il pallone con un braccio, però è chiaro che qui il fallo di mano non c'è, non capisco ancora il perché. Comunque, Coman, il tocco per Greenwood, per Russo! Bellissima la nostra azione qui, gol molto semplice, molto banale, molto elementare. Qui Greenwood che appunto si è messo spalle alla porta, ha aspettato l'inserimento di Russo che con il destro, nonostante forse il suo piede debole, non ha sbagliato. 1-0 per la nostra Samp, esplode la nostra curva, i nostri tifosi, chiaramente siamo in casa, ci mancherebbe altro. Comunque qui molto bravo Russo a battere il portiere, 1-0. Palla in avanti, Alfonso Davies molto bene dentro a cercare Coman, palla arretrata ancora per Russo, Russo che troppo lento qui nel girarsi e si fa soffiare il pallone. Qui qua Sanz colpisce di testa ma non riesce ad indirizzare nel modo giusto, c'è Simone Zaza, il tocco per Kondogbia, vediamo un po', ancora qua Sanz che prova a chiudere, palla per Romario che prova ad avanzare. Vediamo un po' Renan Lodi, scusate, Coman che prova a chiudere, c'è Waldschmidt ancora Romario, sempre molto pericoloso questo ragazzo. Vediamo un po' il cross al centro a Olaina di testa che fortunatamente la mette fuori. Occhio Barreal, palla per Russo, vediamo un po' il tocco per qua Sanz, ancora a cercare Franceschino Russo che va col sinistro a giro, troppo debole qui il tiro, ma ottima idea. E termina anche il primo tempo, solamente 1-0 per la nostra Samp. È chiaro che
nonostante diciamo la seconda squadra siamo sempre in vantaggio, però diciamo arrivare in porta è leggermente più difficile, però comunque siamo, diciamo, ci dimostriamo comunque più forti tutto sommato, quindi andiamo al secondo tempo. Occhio, palla in avanti, Greenwood qui la soffia a Holgate, bravissimo Mason Greenwood, Mason Greenwood qui Holgate, grande intervento difensivo, purtroppo non sono riuscito a spostare i palloni all'ultimo in modo da prendermi anche il calcio di rigore, però purtroppo qui abbiamo rischiato di segnare. Comunque, palla bella per Quassans, però orribile qui il suo sinistro. Calcio d'angolo per il Torino, ancora Romario, palla dentro. Barreale intercetta e serve subito, molto bene. Coman che riesce a servire qui Russo, molto bene per Greenwood. Grandissimo contropiede. Mason Greenwood, arrivato in area. Mason Greenwood, Mason Greenwood, Mason Greenwood. Che non sbaglia. 2-0 il punteggio. Contropiede magistrale, perfetto, da scuola calcio proprio. 2-0 il punteggio. Mason Greenwood che mette sempre il suo sigillo in ogni singola partita. Io vediamo qui, poi vabbè, ovviamente la lunga cavalcata di Mason Greenwood contro che poi arriva chiaramente contro Milinkovic-Savic, che appunto non poteva assolutamente parare questa conclusione. Ancora che possiamo ripartire, Franceschino Russo, vediamo un po', prova ad avanzare Russo, momento giusto è quello qui per servire Gravenberch, che non sbaglia col destro. 3-0 il punteggio, arriva anche il primo gol stagionale, se non sbaglio, per Ryan Gravenberch. Come al solito non, diciamo, ripongo moltissima fiducia sulla mia memoria, quindi cerco sempre di mettere le mani avanti. Comunque 3-0 il punteggio, ancora un assist di Francesco Russo e Ryan Gravenberch che col destro non sbaglia. 3-0 per la nostra Samp e messa in ghiaccio anche questa partita. Sostituzione Samp, entrano anche tre pezzi grossi, appunto entrano Mbappé al posto di Greenwood, Kai Havertz al posto di Russo e De Jong al posto proprio di Ryan Gravenberch, che era quello più stanco. Comunque qui attenzione a questo calcio d'angolo per il Torino, la palla rimane lì, proprio De Jong che con una calma assurda decide di controllare e far ripartire Kai Havertz, che c'è subito qui Kylian Mbappé in avanti, attenzione, una finta di Kylian Mbappé, il tocco per Coman, ancora Mbappé che non sbaglia, l'ha costruita lui tutto sommato questa azione, 4-0 il punteggio, appena entrato Kylian Mbappé non poteva sbagliare, non so a quanti gol è arrivato in campionato, ma credo dovrebbe essere tipo il quinto o il sesto, adesso controlliamo. Comunque qui bravo Mbappé a servire prima Coman, poi diciamo si è portato subito in avanti, quindi diciamo si è chiamato subito il triangolo e quindi appunto Mbappé non poteva far altro che metterla dentro. 4-0 il punteggio, adesso vediamo un attimo, 75esimo minuto, sesto gol, ok, in Serie A. Calcio d'angolo per il Torino, addirittura Tadic. Palla dentro Aarons, salvataggio miracoloso sulla linea. Occhio Kai Havertz, ancora per Mbappé, prova ad andare un'altra volta tutto da solo, che Mbappé va col destro, mamma mia, questo gol è veramente eccezionale, ha fatto veramente questa volta tutto solo lui, bellissimo, 5-0, destro al giro, potentissimo, imparabile. Per qualsiasi portiere esistente sulla terra, guardate qui, ottima la finta e poi ha scaraventato questa bomba all'angolino alto, imparabile, 5-0. Occhio ancora a Barreale, pallone rubato, a cercare chiaramente subito Mbappé, che fa 6-0, ma soprattutto fa tripletta da subentrato, pazzesco Kylian Mbappé, manco in 10 minuti ha fatto 3 gol, incredibile, quando gli concedi spazio poi è chiaro che non fallisce praticamente quasi mai. 6-0 il punteggio, qui errore clamoroso della difesa del Torino, Barreale qui bravissimo a soffiare palle e poi a servire subito questo passaggio filtrante per Mbappé che poi scaraventa una bomba imparabile per Savic. Attenzione che può arrivare anche l'ultima ripartenza. Kai Havertz purtroppo non riesce a servire Barreale che stava per partire. Comunque termina qui la partita, punteggio tennistico triplet di Kylian Mbappé in meno di 10 minuti. Molto bene, ora subito sotto con il Tottenham, chiaramente come già detto prima formazione dei titolarissimi, unica piccola differenza che in panchina a posto di Barreal che era molto stanco ho deciso di portarmi il nostro Sam Visser. Comunque
ho messo questa maglia qui, non so se il Tottenham, diciamo, ha qualche divisa migliore in questo caso, no, direi che questa qua è proprio quella più adatta. Comunque è anche la prima volta che sfidiamo il Tottenham, è molto bello che comunque in questa carriera stiamo affrontando un po' tutte le squadre più forti di tutta Europa e del pianeta proprio. Comunque andiamo in campo sotto la pioggia. Ochoa De Jong, gran palla dentro a cercare Mbappé, qui ha provato a fare, diciamo, il tocco sotto, però qui bravo De Jong a rubare subito di nuovo il pallone, ancora a cercare Mbappé, mamma mia che gol, un destro veramente, una sua terra, bellissimo, potentissimo, un gol molto difficile. Comunque la sblocchiamo subito dopo appena 10 minuti se non ho visto male. Comunque riguardiamo qui, innanzitutto molto caparbio De Jong a rubar palla e poi questo tiro di Mbappé è veramente qualcosa di eccezionale, piegato il portiere del Tottenham che dovrebbe essere, sì infatti, ancora Lloris. 1-0 Samp e soprattutto secondo gol in Champions per il nostro appunto attaccante francese, che appunto aveva già segnato anche contro l'Olympiakos. Occhio ancora De Jong in avanti, palla per Havertz di prima, bellissima! Sempre per lui, solamente per lui e infinitamente per lui, Kylian Mbappé, che ormai sta iniziando a segnare anche a raffica, era quello che volevo, era quello che sapevo che prima o poi sarebbe successo, l'importante era ambientarsi e sembra che ci stia riuscendo alla perfezione. Qui bravissimo anche Kai Havertz a servirlo di prima, Mbappé che fortunatamente non è in fuorigioco e col destro può prendere praticamente in controtempo Lloris e appunto possiamo fare 2-0. Attenzione Sané in aria, Leroy Sané prova a girarsi, vede Michael Merino che fa partire il sinistro, una botta incredibile, colpisce la traversa, comunque la parte alta della traversa che comunque questo tiro avrebbe tranquillamente battuto Lloris. Comunque molto interessante, ho visto che gioca Armando Izzo in difesa, molto bene che comunque un difensore italiano come Izzo sia arrivato a questi livelli. Attenzione Arnold, bello l'inserimento di Trinçao che però si allunga come al solito troppo il pallone, qui diciamo doveva provare a tirare di prima anche con un, diciamo, con un mezzo pallonetto. Comunque vabbè, abbiamo subito riconquistato il pallone e può riprovarci subito Trinçao col destro, questa volta non sbaglia ma anzi spacca la porta. 3-0 Samp, 32 minuti, abbiamo fatto, diciamo, praticamente un gol ogni 10 minuti. Comunque questa volta segna Trinçao che va ad abbracciare i suoi compagni in panchina. Rivediamo qui l'assist ancora una volta di Kai Havertz e poi Trinçao col destro, un tiro potentissimo, imparabile per Lloris. Alla fine non c'è stata alcuna deviazione, il pallone si è infilato, vabbè diciamo che forse il portiere qualcosina in più la poteva fare, comunque vabbè non fa nulla. 3-0, palla per Frankie de Jong, prova a girarsi Frankie de Jong, palla dentro ancora per Sané, una finta Sané, palo! Palo di Sané, qui era stato bravissimo anche il nostro Sané che quest'oggi si sta accentrando anche un po' troppo, però qui stava, diciamo, anche per segnare, peccato che ha preso il palo. Occhio Kylian Mbappé, siamo ancora in aria, Mbappé, vediamo un po' se proverà a fare ancora tutto da solo, qui ha provato ancora una volta il destro a giro come nella partita contro il Torino, però stavolta la difesa ha fatto muro e termina comunque anche il primo tempo 3-0 il punteggio per la nostra Samp, il Tottenham non si è visto proprio. Occhio che siamo ancora in avanti, Leroy Sané, il tocco di sinistro di esterno per Michel Merino, un colpo di tacco molto bene per Sané, però qui Havertz non segue praticamente l'azione, quindi non riesce a farsi servire il pallone. Comunque ancora Trinçao a cercare Merino, ancora a cercare Trinçao, questa volta ha voluto un po' troppo il nostro centrocampista spagnolo, comunque riusciamo subito a recuperare il pallone. Occhio Harry Kane in aria, il destro di Harry Kane, palla fuori, ma attenzione che si è fatto male, che è successo qua? Comunque si è fatto male il nostro Arnold, speriamo che non sia nulla di grave, eccolo lì, lo vedo già sulla destra che si tocca la gamba, speriamo che non sia nulla di grave, veramente, perché comunque stava giocando anche lui comunque alla perfezione tutte queste partite. Comunque siamo subito in avanti, Sané, il tocco arretrato per Michel Merino, vediamo un po', prova a servire in aria Kai Havertz, però purtroppo il Tottenham intercetta e riparte.
Comunque tutto a posto per Arnold, che si è ripreso perfettamente, corre già meglio di prima, ma occhio a Kai Havertz in area. Kai Havertz prova a girarsi, vedi Trinzao, ma perché non ho capito, ha deciso di servire Mbappé. C'era Trinzao che doveva semplicemente piazzarla col sinistro, però ha voluto servire Mbappé, diciamo lo vuole troppo bene, che vi devo dire. Occhio a questo lancio lungo, c'è ancora Son, vediamo un po', sempre pericoloso qui l'attaccante coreano, e alla fine Nkunku che diciamo, ha sbagliato un gol clamoroso, praticamente doveva semplicemente girarsi e metterla dentro, però ha clamorosamente fallito. Cambi per la Samp, entra Mason Greenwood al posto di Kylian Mbappé, entra Visser al posto di Trinzao e lo faccio comunque uscire Alexander-Arnold al suo posto Konaté, che appunto terminerà questa partita da terzino destro. Speriamo che non faccia brutta figura, ma non credo assolutamente. Occhio che c'è ancora spazio per noi, eccolo qui, Visser che tocca praticamente il suo primo pallone, De Jong. Il tocco per Merino, ancora a cercare Kai Havertz, De Jong, ancora Havertz che si gira, il tiro ribattuto e alla fine Stones libera l'area di rigore del Tottenham. Alla fine nel secondo tempo è successo abbastanza poco, diciamo abbiamo pensato più che altro a controllare il match e quindi la partita appunto nel secondo tempo non ha rivelato grandi emozioni. Ma occhio però adesso a Greenwood che stava per fare il 4-0, ma arriva una grande parata di Lloris, ma soprattutto arriva il fischio finale dell'arbitro che ci fa vincere anche quest'altra partita. Comunque nell'altra partita Spartak Mosca e Olympiakos pareggiano 1-1, quindi la situazione nel girone in questo momento è Sampdoria 6 punti, Spartak Mosca 2 e Olympiakos e Tottenham a 1 punto, quindi il Tottenham sta rischiando un pochino, eh. E perfetto, raga, posso già iniziare a salutarvi. Siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre e come al solito arrivano i resoconti per le giovanili, ma soprattutto le convocazioni nazionali che quest'anno, diciamo, sono veramente tantissime. Comunque, raga, in questo momento, dopo 6 partite, le abbiamo vinte tutte e 6 e quindi siamo primi in classifica. Al secondo posto c'è l'Inter, quest'anno la squadra più temibile sembra essere proprio l'Inter, visto che il Piemonte Calcio in questo momento è settimo e il Milan addirittura non lo vedo. Dove sta il Milan? Ah già, il Milan è quinto, me l'ero perso di vista, scusate. Comunque vabbè, è ancora molto presto per fare discorsi di, diciamo, di scudetto e cose del genere. Comunque interessante che già Kylian Mbappé è a 8 gol ed è già al primo posto nella classifica marcatori. E quindi raga, io mi fermo qui, vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata che inizierà subito col botto, appunto con questa sfida contro l'Inter e ciao a tutti.